Buonasera Cionek, intanto facci capire cosa è successo al momento del rigore. Veramente vengo qua a chiedere scusa ai miei compagni, alla squadra, perché a caso, perché avevamo iniziato molto bene, poteva essere sicuramente sarebbe un'altra partita. Abbiamo preparato una partita con coraggio. Era una partita piena di tensioni, ognuno stava lottando per il suo, noi anche, una posizione di classifica un po' indefinita, quindi bisognava fare la prestazione e abbiamo iniziato molto bene, quindi a prescindere dall'intensità del contatto, io come un giocatore esperto, tanti anni già in Italia, potevo evitare, quindi questa va condizionata sicuramente la partita e poi i ragazzi, no, la mia squadra è stata brava perché nonostante la situazione, la inferiorità, hanno dato tutto, hanno fatto 2-1, però sicuramente era molto difficile, quindi però se siamo questi e la squadra è questa, ancora le ultime tre partite lotteremo per stare dentro al playoff. Ecco, come state vivendo questo finale di stagione molto delicato anche per via delle vicende extracalcistiche, e voi come lo state vivendo nello spogliatoio? Cerchiamo di essere sereni, di fidarci alla società che ha dato tutte la sicurezza che siamo del lato giusto, quindi sicuramente non è una cosa positiva questo situazione di classifica indefinita, no? Però noi cerchiamo di dare il nostro massimo e fare i più punti possibile, poi si vedrà. Ma al di là dell'episodio di stasera, dici sempre indefinita, quanto ha pesato questa situazione indefinita sull'equilibrio di squadra nel girone di ritorno? Sicuramente non è una cosa positiva, però noi cerchiamo di essere, mettere a parte questo, entrare in campo, si entra in campo, concentrare su quello che dobbiamo fare. Sicuramente non è la cosa positiva per noi né per nessuno del campionato, però come ho detto, noi abbiamo preparato la partita bene, abbiamo iniziato bene a prescindere di tutto, poi lo prendo la responsabilità di quello che è successo e niente, si va avanti. Ciao, buonasera, sono Francesco Repece, Radio 1 della RAI. Ti volevo chiedere una cosa, e sinceramente non mi era mai capitato di vedere un calciatore che a fine partita arriva, si presenta a tutti e dice: chiedo scusa, ho sbagliato io, ho chiesto scusa anche ai miei compagni di squadra. Ed obiettivamente è una cosa che non ho mai visto in tanti anni che seguo il pallone. E mi puoi dire cosa ti hanno risposto i tuoi compagni di squadra quando li hai incontrati poi nello spogliatoio alla fine della partita sotto doccia? Hai detto: ragazzi, scusatemi, non, mi è così, insomma. No, questo si fa ancora più male perché si vede che loro cercano di mi dare appoggio, io che l'ho messo in difficoltà, quindi però io sono tanti anni in Italia, sono giocatore che mi ha fatto tanto, tanto in Serie A e anche in nazionale, quindi mi fa molto male, mi arrabbio con se stesso di aver per un secondo un po' perso la testa, fatto un movimento che potevo evitare, a prescindere dall'intensità che ho detto non è stato un pugno, però potevo evitare, quindi chiedo scusa a casa, ai giocatori, alla società e mi fido che se siamo questi che abbiamo dimostrato in campo oggi possiamo ancora, nonostante tutto, dire la nostra. Cionek, quali le vostre qui sono? Tre partite alla fine per comunque cercare di conquistare un posto nei playoff e finire bene questo campionato, e poi ti chiedo sul tuo futuro. Sì, noi calcoliamo che abbiamo fatto 49 punti, abbiamo due partite in casa davanti ai nostri tifosi, quindi in teoria all'inizio del campionato potevamo firmare una situazione del genere. Certo che la sconfitta oggi ti lascia l'amarico, però ti dà anche la consapevolezza che possiamo lottare, se siamo più sereni e abbiamo questo coraggio di affrontare le partite, possiamo ancora dire la nostra, fare i punti, 54, 5, quello che serve, non so, e poi vedere come finirà. Però prima di tutto noi cercheremo di fare la nostra, poi una volta dentro il playoff può succedere di tutto. Il tuo futuro?
Il mio futuro è un contratto in scadenza, però manca 20 giorni per finire il campionato, adesso tutta l'energia per finire il meglio possibile e poi si vedrà. Allora, prima di andare via è una serata per fare i complimenti a qualcuno, no? Assolutamente, faccio complimenti al Frosinone perché dall'inizio alla fine, da inizio a oggi, prima finito ancora, ha meritato, in campo, fuori, tifoseria oggi che si è fatto vedere che ha meritato, l'ha spinto, quindi faccio complimenti a tutti voi, vi auguro il meglio. Grazie, grazie. Grazie.